Ilaria Blasi fa innervosire Alvin, l'inviato abbandona dei famosi durante la diretta. Cos'è successo? Tornano i battibecchi all'Isola dei Famosi tra Ilaria Blasi e Alvin. I telespettatori non hanno potuto non notare le nuove discussioni tra la conduttrice del reality e l'inviato in Honduras. A far nascere le tensioni sono state le continue interruzioni da parte di Ilaria ad Alvin, che ad un certo punto della diretta se n'è andato abbandonando la postazione. Meghan Markle, il nuovo look scatena gli haters, fa di tutto per somigliare a Kate Middleton. Sophie Codegoni mostra i baffi sui social, mi hanno detto che passerà dopo la gravidanza. Frecciata a Natalia Paragoni. Complice il ritardo di voce, per via della distanza tra l'Italia e l'Honduras. Sono partiti i dispetti che Ilaria ama fare ad Alvin. Smentite le voci su una lite tra i due. Sono tornati però i battibecchi in diretta. Il primo nato dopo la prova di Mazzoli e Nuis. Nuis si è arreso dopo circa un minuto e mezzo, mentre Mazzoli è arrivato alla fine. Dopo questo, Ilaria pensava che solo Mazzoli potesse scartare il regalo, così Alvin ha replicato piccato, ma quando spiegavo il gioco cosa stavi facendo? Ti stavi togliendo le scarpe. Poi, i naufraghi stati chiamati a votare, ognuno per la propria tribù, colui che avrebbe preso parte alla prova leader. Gli Ombres hanno scelto Andrea Lo Cicero, gli accoppiato Simone Antolini e le Chicas Elena Prestes. Mentre Alvin provava a fare un riassunto, Ilaria lo ha interrotto più volte, creando una certa confusione. Così, l'inviato, sfinito dalla conduttrice, ha abbandonato la sua postazione. Tutto è stato ovviamente su base ironica, a confermare il rapporto di profonda amicizia che lega i due conduttori.